consideriamo la Cina un competitor, però un competitor con il quale vogliamo avere dei rapporti costruttivi. Siamo usciti, come sapete, dalla Via della Seta, ma siamo usciti in maniera, direi, molto seria, senza fare alcuna polemica, senza parlare male di questa iniziativa che però a noi non ha portato grandi vantaggi. Anzi, se vediamo quelli che sono i fatturati dei rapporti Cina-Francia o Cina-Germania, vediamo che la Via della Seta non ci ha portato qualcosa di più rispetto agli altri. La cosa che noi invece chiediamo alla Cina di fare è di non sostenere da un punto di vista militare la Russia, ma anzi di fare l'esatto contrario, cioè convincere la Russia a tornare a più miti consigli e abbandonare i territori illegalmente occupati per poi sedersi al tavolo della pace con Zelensky, perché altrimenti dobbiamo accettare le proposte di Putin, il quale Putin dice: beh, arrendetevi e poi facciamo la pace.